Ladies and gentlemen, in diretta da Xylem Expo 2022, siamo al fantastico stand dell'Alphacam Licom System e con noi Marco Silva, il CEO appunto di Alphacam e Licom System. Sì. Stiamo celebrando 30 anni di questa azienda. Grazie della presentazione, Marco, veramente eccessiva, però siamo molto contenti di essere qui dopo 30 anni effettivamente. Siete sopravvissuti a qualsiasi cosa, anzi il successo continua. Sì, come dico, Alphacam non è solo Marco Silva, ma sono 18 persone che lavorano alacremente per fare il successo sia dell'azienda, ma soprattutto dei nostri clienti. Ok, siamo nella una fiera del legno in questo momento, di automazione e quant'altro per il legno, ma so che voi vi spaziate anche in altri settori. Sì, noi storicamente siamo nati nel settore della meccanica, ci siamo spostati poi nel legno a metà degli anni 90, ci siamo ancora adesso, siamo realmente market leader, ma lavoriamo anche nella plastica, nel settore della lavorazione del marmo, quindi siamo un po' a 360 gradi perché l'Alphacam è un prodotto veramente flessibile. Ascolta, 30 anni sono pochi, sono tanti, ne avrete almeno altri 30 se non di più. Qual è comunque secondo te il segreto di questo successo? Allora, io sono sempre dell'idea che il segreto è nelle persone che lavorano all'interno dell'azienda. Questo sicuramente, ho trovato un team veramente eccezionale, gente che lavora con noi da più di 20 anni, e quindi questo è uno dei segreti. L'altro segreto è che è un prodotto facile da utilizzare, è un prodotto veramente molto flessibile e poi, non ultimo, molto personalizzabile, perché soprattutto nel settore del legno la personalizzazione è veramente fondamentale. Il cliente ci chiede delle cose e noi siamo in grado di farle. Perfetto, quindi customizzazione, un lavoro ad hoc, team super negli anni, cosa ci aspetta il futuro? Ma il futuro ci aspetta, innanzitutto spero altri 30 anni di questo tipo, questo per forza di cose, ma ci aspetta sicuramente molta più automazione, molto più integrazione tra sistemi, anche col nostro gruppo Hexagon praticamente stiamo lavorando insieme per interfacciare i loro macchinari di misura, i loro macchinari di scansione, e quindi il futuro è sicuramente roseo, direi. Bene, parole sante, parole che volevamo sentire. Un grazie a Marco Silva, è stato online per altri contributi. Top!